Buongiorno, 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 oggi è sabato. Apriamo il video con la nostra costoletta di maiale perugino. Guardate le sfumature all'interno della carne. Unica. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? Abbiamo aperto con le costolette, ma stamattina sembra ritornata anche l'estate. Quindi tagliata di pollo, rucola, pomodorini e zeste di limone. Abbiamo aperto con le costolette, siamo passati alla tagliata perché per il terzo giorno consecutivo abbiamo infornato un'altra volta il roast beef. Questa settimana è stata piena. Allora iniziamo in banco e iniziamo con due piatti forti. Il nostro ruspantino appena arrivato e finalmente arriva il capretto. Siamo nella stagione giusta, si riparte col nostro capretto lattante. Eccoci qua. Stamattina oltre alla sorrentina c'è anche il bocconcino di salsiccia col provolone del Monaco. Tra l'aria estiva, ma si bissano anche i peperoni. Allora, il roast beef lo avete visto, i peperoni sono già in forno. Ripartiamo dalla nostra salsiccia a punta di coltello, l'aletta di pollo marinata, la costoletta di maiale, quella bicolore, la super buona, la tagliata di pollo. Oggi è semi-estate, la nostra chianina non manca per i vostri barbecue. Poi passiamo al capretto, al ruspantino, la cervellatina come sempre, sale e pepe classica, il nostro prosciutto di maiale, lo spiedino, le cotolette di vitello e gli impanati. Il banco è completo. Anche il roast beef è pronto. Come sempre ci dedichiamo a fondo. Abbiamo aperto con una meravigliosa costoletta. Proseguendo avete visto la tagliata, avete visto il nostro roast beef, i peperoni imbottiti. C'è ancora qualche vaschetta di spezzatino per chi non vuole cucinare, ma signori miei, queste sono le bistecche, quelle vere. E questo è il barbecue perfetto per cucinarle. Ma qualunque sia la vostra scelta, vi auguriamo un ottimo weekend. Alla settimana prossima. How lucky girl.